Nessuna tregua è un bollettino da guerra, perché non ha altro nome una giornata in cui il suono delle sirene antimissile si alterna ai raid dell'aviazione israeliana, più di 500 mirati al ponte di comando di Hamas e della Jihad Islamica, ma non sono tutti miliziani, 53 morti e più di 300 feriti a Gaza. I morti su quest'auto erano una famiglia, tre civili, grida Abed, non lontano dal palazzo di 13 piani completamente sventrato. Ma i leader di Hamas alzano il tiro, promettono di colpire Haifa ed Eilat dopo le centinaia di razzi sparati ieri notte contro Tel Aviv. Sono 6 finora le vittime israeliane. E questi sono i segni del missile che ieri sera è caduto qui in queste case arabi di contadini a Lod, a pochi chilometri da Tel Aviv. Mio cognato e i miei nipoti sono usciti fuori, sono stati colpiti, sono morti, poi in ospedale, non siamo in regola, non abbiamo rifugi qui, dice Arafat, dalla periferia di una cittadina in cui ieri sera è stato dichiarato lo stato d'emergenza, non per i missili ma per gli attacchi a sinagoghe, scuole e case ebraiche. Le strade sembrano un campo di battaglia. Fino a lunedì avevo rapporti normali con i miei vicini arabi, poi è cambiato tutto. Hanno addirittura aperto il portone a questi terroristi perché mi devastassero la casa, dice Lior. Un residente arabo gli risponde a tono, in colpa al sindaco dell'Ikud che fa girare armati gli ebrei, come quello che per difendersi ha sparato a morte a un arabo 2 giorni fa. La situazione è completamente sfuggita di mano, non siamo più al sicuro, ci dice Shoshana. Un clima incandescente è dilagato in altre città israeliane. I leader dei partiti arabi invitano alla calma. Hamas festeggia. È riuscita a riappiccare il fuoco non solo nei territori palestinesi, dove continuano attacchi e proteste, ma anche dal sud al nord di Israele.